Ciao a tutti ragazzi e ragazze, belle brutte e bentornati nel mio canale. Oggi siamo in un video in cui praticamente spiego come fare delle foto fighe e soprattutto come modificarle e che programma usare per modificarle. Bene ragazzi, innanzitutto per scaricare il programma per modificare le vostre foto, come per esempio quelle che volete mettere su Instagram, e ne approfitto per dire di seguirmi su Instagram LookatPay, dove prenderò le foto per farvi diciamo degli esempi. Queste sono le foto che ho sul mio profilo. Noi prenderemo questa, questa e questa qui, ovvero queste tre foto. Innanzitutto vi consiglio di passare in descrizione dove troverete il link per scaricare praticamente questo programma, che si tratta appunto di un photo editor, un photo eraser. In poche parole, questo programma permette di modificare le vostre foto e soprattutto magari se qualche persona è uscita dietro la vostra foto, qualche oggetto indesiderato è uscito dietro la vostra foto, questo programma permette appunto di modificare la foto permettendo di eliminare l'oggetto. Per far sì di scaricare questo programma, beh, bisognerà cliccare su download, ovviamente dipende. Se avete Windows, cliccate su appunto Windows e scaricate il download per il vostro sistema operativo. Se avete Mac, invece lo scaricate appunto cliccando qui su Mac. Successivamente scaricato, ovviamente si aprirà un'icona sul vostro desktop e voi dovrete cliccarla per andare praticamente a usare il programma. Ok ragazzi, eccoci qua nell'interfaccia praticamente del programma. Innanzitutto qua in alto a destra si può accedere ovviamente alle varie informazioni, al sito ovviamente dell'azienda che ha fatto questo programma, al supporto tecnico o vari tutorial che vi spiegano come utilizzare ovviamente questo programma. Successivamente in questo carrellino diciamo della spesa si può andare a comprare la nuova versione del Photo Eraser, Photo Editor, oppure inserire la Serial Key, che è quella praticamente per gli sviluppatori, non è praticamente il vostro caso, o se ne avete una, inseritela, così avrete magari la versione più completa di questo programma. Successivamente vi si presenterà questa schermata. Questa schermata vi permette di caricare praticamente una vostra foto. Nel mio caso andrò a prendere praticamente una foto che ho scaricato praticamente dal mio Instagram, che è praticamente questa qui. Eccola qua, praticamente questa è la foto che ho scaricato dal mio Instagram e vi invito anche a seguirmi. Ovviamente se questo programma permette di eliminare oggetti indesiderati dietro la vostra foto. Come potete vedere ci sono questi tipo di questi telecomando, per esempio, tantissime cose che sono praticamente indesiderate. Io in questo caso posso andare a ritagliare, come potete ben vedere, a ritagliare ciò che non mi piace, a fare tipo un cerchio dietro quello che non mi piace, e posso andare a cliccare erase, che significa appunto distruggi. E come potete ben vedere, la tovaglia che era sopra il letto è scomparsa. La stessa cosa posso fare con appunto la ciabatta, che è dietro la mia foto, e cliccare su erase. Come vedete è rimasto un piccolo segnetto della ciabatta, basterà farlo un'altra volta. E come potete ben vedere, la ciabatta è completamente sparita senza lasciare traccia. Ora posso farlo anche con tutte queste scarpe che sono dietro di me e fare erase. E come potete ben vedere, qua è rimasto un altro piccolo dettaglio. Ok, e sono completamente scomparse. Ovviamente io non sono molto pratico nell'usare questo programma, ancora ci devo fare un po' di abitudine, un po' di pratica, però è rimasto questo piccolo segnetto che potete notare qui, appunto. Però se fate molta attenzione potete andare praticamente ad evitare questi piccoli errori. La stessa cosa se voglio farlo con questo telecomando, per esempio voglio rimuovere questo telecomando, vediamo se questa volta esce in maniera perfetta. Cioè, in poche parole è stato rimosso praticamente il telecomando. Voglio provare anche con questa luce, non lo so, adesso mi sto divertendo a farlo. Quindi magari proviamo anche con la luce. Ok, la luce è quasi pratica, si è quasi praticamente tolta. Ok, in poche parole lo scopo di questo programma l'avete ben capito, ovvero quello di andare a rimuovere oggetti dietro di voi che magari sono oggetti indesiderati. Magari proviamo a rimuovere tutto e a selezionare un'altra foto dal mio profilo Instagram, come per esempio questa qui. Sì, lo so, andatemi a seguire sul mio profilo Instagram anche se posto queste foto. Magari sono in un bagno, non mi va che si veda questo bagnoschiuma qui, e posso andare a fare in questo modo, diciamo, e cliccare su Erase per andarlo praticamente ad eliminare. Come vedete ce l'ho fatta, l'ho fatto in maniera perfetta, il bagnoschiuma è stato praticamente eliminato. Innanzitutto ci sono vari metodi per selezionare gli oggetti, c'è questo che li seleziona a forma di rettangolo, come potete ben vedere,
e clicchiamo su Erase. E poi c'è un altro metodo, anzi altri due metodi, come potete vedere mi è uscito perfetto di nuovo, che è praticamente questo, che permette di selezionarli come potete vedere facendo un cerchio. Oppure anche questo, che permette di tirare delle linee e poi unirle per eliminare ovviamente un qualcosa che sta dietro di voi. Ora ovviamente l'ho fatto a queste due ultime metodi, li ho fatti a caso perché non c'erano oggetti che potevano essere rimossi, diciamo. Per esempio proviamo a rimuovere questi oggettini qui che stanno dietro di me. Ecco, come potete ben vedere, il bagnoschiuma che c'era, tutte quelle cose che c'erano adesso sono praticamente scomparse, e scoprendolo prima questo programma potevo fare direttamente la foto in quel modo. Adesso ritorniamo all'inizio per farvi appunto vedere la differenza tra la foto finale e la foto iniziale. Ok, come potete ben vedere, questa è praticamente la foto iniziale, e con un piccolo praticamente movimento sono andato praticamente a rimuovere ciò che c'era dietro e non mi piaceva. Ovviamente ora l'ho fatto a caso, però dettagli. Lo scopo del programma è questo. Io vi invito a scaricarlo anche per rendere migliori le vostre foto Instagram. E magari sul sito di questa azienda potete trovare altri programmi, come potete ben vedere dal sito, che ci sono vari programmi per modificare le vostre foto Instagram, magari per aumentare di follower, migliorando appunto il vostro profilo stesso, come sto facendo io nell'ultimo tempo. E quindi appunto vi invito a seguire, il link in descrizione. Per questo video è tutto, il programma in sé è questo. Vi invito a mettere like, a commentare, a iscrivervi al canale e ovviamente passare dai miei social e da tutti i link che potete vedere praticamente in descrizione. Vi invito anche a lasciare un commento per farmi sapere se il video è stato utile o no. Per questo video è tutto, ciao a tutti ragazzi!